Si è tenuta al Park Hotel Crystal domenica 18 febbraio la presentazione dei candidati di Forza Italia organizzata dall'assessore al bilancio del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca. In prima fila l'avvocato Guerino Gazzella, Ettore Zecchino, i sindaci di Sturno di Leo e di San Sossio Baronia Colella, Franco di Cecilia e altri amministratori. Si sono susseguiti gli interventi dell'assessore Serluca, del presidente della provincia di Avellino e sindaco di Ariano, Domenico Gambacorta, del coordinatore provinciale di Forza Italia, il senatore Cosimo Sibilia, delle candidate Carmela Grasso alla Camera e Sandra Lonardo al Senato, del senatore Pino Galati e del sindaco di Benevento, l'onorevole Clemente Mastella. Capolista al Senato con Forza Italia nel collegio plurinominale Avellino-Benevento-Caserta. Che cosa pensa di dare al territorio? Ma quello che darò al territorio è quello che è il programma di Berlusconi. Se ci sarà un governo eletto dal popolo, quindi vincendo il centrodestra, noi porteremo avanti quelle che sono le riforme annunciate, dalla giustizia alla detassazione, a una migrazione certa, regolata, come dire, tutto ciò che è il programma. Quindi se queste riforme come si fanno, chiaramente ne giova il territorio. Un esempio per tutto, la detassazione. Ma quante aziende oggi vivono delle situazioni pazzesche quando al primo posto abbiamo il socio, lo Stato, che si paga più del 65%? È impensabile che un'azienda possa sopravvivere, ma soprattutto possa pensare di creare nuovi posti di lavoro. Con una detassazione, unica tassa per tutte, 23%, significa reinvestire, significa creare benessere. Se riusciamo a fare questo, penso che avremmo fatto tante cose per il territorio. Lei è il simbolo di una giustizia che in Italia forse andrebbe rivista. Con molto garbo ha vissuto degli anni molto complicati. Nel programma appunto di Berlusconi la giustizia è uno delle, la riforma della giustizia è uno dei punti importantissimi. In che modo secondo lei andrebbe rivista la giustizia italiana? Ma innanzitutto bisogna dare dei tempi certi. Ai verdetti che si devono dare, cioè non è pensabile che si possa aspettare 10 anni quando si è innocenti. Ma questo penso che vada nel pieno rispetto dei magistrati, che giustamente hanno bisogno di essere supportati. Qui non nessuno condanna nessuno. Nell'ambito di una riforma bisogna tenere conto anche di queste cose. Di certo c'è bisogno di tempi certi. Noi la ringraziamo, mamma, moglie, politica, imprenditrice con la sua azienda e di nuovo in politica. In bocca al lupo e ci spieghi solo come fa a fare tutto. Ma devo dire che c'è tanta passione, c'è tanta voglia di fare, mi chiamano moto perpetuo e Duracell. L'azienda piccola, micro, mi è servita per capire quanto è difficile oggi fare azienda in Italia e quindi anche qui bisogna sburocratizzare, bisogna incentivare e soprattutto bisogna dare la possibilità ai giovani di provarci, perché ci sono tante condizioni per provarci. Noi la ringraziamo, in bocca al lupo. Grazie, grazie, a presto. Onorevole, sua moglie torna in politica. Che cosa pensa di questa candidatura? Ma io spero che pensino bene gli elettori e le elettrici, in modo particolare, perché la scelta e l'indirizzo, un'opzione verso una donna mi pare che sia molto importante per la sensibilità che le donne hanno, a volte in maggior misura anche rispetto a noi uomini, e lo sanno bene quando la traiettoria magari casalinga chiede la comprensione di alcuni problemi, la risposta a alcune difficoltà, e devo dire che sono più le donne dal punto di vista talentuoso a dare questa risposta quando siamo noi uomini che arranchiamo un po' dietro, e credo che la norma stringente questa volta è il 40%, che ne agevola indubbiamente, ne facilita la possibilità dell'inserimento, in realtà non deve essere trascritta così, deve essere vista come un'opportunità e come una forma di compresenza dei due cieli, nel quale in questi cieli ci stanno sia le donne che sono gli uomini, anzi le donne sono più degli uomini per la vita. Solo una domanda a proposito del programma di Berlusconi, la flat tax. Per quanto riguarda il sud, lei pensa che si possa veramente risollevare il territorio? Ma guardi, questo è l'auspicio e la speranza che bisogna mettere in campo. Noi dobbiamo riprendere qua in queste aree tra Benevento e Avellino un impegno che è una sorta di, diciamo, di programma, di pensiero lungo programmatico che guardi alle nostre realtà e, diciamo, anche con un minimo di forse di nostalgia, tenendo conto che abbiamo visto alcuni studi oggi alla Fondazione Agnelli che dava alla provincia di Avellino, anche quella di Benevento,
con un spopolamento scolastico incredibile al 2022 del 50%, all'insopportabilità di questo richiede interventi massicci, una sorta di piano Marshall per il mezzogiorno e poi evitare questa forma di doppia centralità che un tempo era quella che combattevamo contro Napoli, oggi è diventata Salerno e Napoli, quindi diventa per noi abbastanza difficile. Come si salva? Soltanto non facendosi logorare, non lasciandosi prendere dal panico, ma combattendo buone battaglie, però consegnando questa idea di combattere buone battaglie a persone che abbiano capacità, non perché sono il marito, ma mia moglie qualche capacità ce l'ha.